benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Pietracatella, il paese della Morgia, in provincia di Campobasso. Il comune si trova a 721 metri sul livello del mare e conta 1270 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Pietracatella! Con il sindaco Antonio Tomassone andiamo a presentare il comune di Pietracatella, un bel comune con questa morgia che domina il paese. Sì, Pietracatella è un comune che diciamo nasce nel XV secolo e proprio nasce dall'unione di due comuni, di due antichi borghi. Uno era Rocca Catella e l'altro era Catella. In seguito al terremoto del 1600, Catella venne in parte distrutta e si trasferirono nell'incastellato proprio di Rocca Catella. Di lì il borgo si è chiamato Pietracatella. Nasce, come avete visto, un borgo medievale arroccato su questo sperone di roccia tufacea. Da proprio questa conformazione tipica di tutti questi borghi che guardano al valle a mo' di difesa, per difendere il territorio, dove poi nasceva un castello che negli anni è andato distrutto, ma è rimasta la chiesa che era legata al castello, la chiesa di San Giacomo, che richiama un po' il simbolo di questo borgo, di questa morgia. E anche le chiese e tanti palazzi storici sono stati costruiti con la pietra del posto. Sì, per essere un piccolo borgo ha molte chiese. Noi abbiamo 4 chiese solo nel borgo nostro, poi altre sorgevano nei dintorni, nelle varie, diremo noi, contrade. E abbiamo il nostro fioraruocchiello, che è quella di San Giacomo Apostolo, che si trova proprio sulla Morgia. Questa chiesa di stile romanico è, diciamo, uno dei 3 gioielli romanici che possiamo annoverare in Molise. All'interno abbiamo un bel crocifisso ligneo del XVI secolo. Pietracatella è anche luogo di cammini. Sì, Pietracatella è anche luogo di cammini. È stato sempre luogo di cammini in quanto Pietracatella batte il regio tratturo Castel di Sangro Lucerra, che passa a valle. Adesso è diventata anche via di cammini per 2 pellegrinaggi. Uno è il Cammino dei Santi, l'altro molto più battuto, che è il cammino di cui passò Francesco, che parte da Poggio Bustone e arriva fino a Monte Sant'Angelo. Noi qui abbiamo da oltre 10 anni il passaggio di 120-150 pellegrini l'anno da tutto il mondo, che passano, prendono la loro credenziale dal parroco nel timbrano, alloggiano, poi dopo ripartono. Ci sono anche altre manifestazioni poi nel corso dell'anno, no? Oltre alla festa della Madonna della Ricotta, che cade più o meno il martedì dopo Pentecoste, abbiamo un'altra festa sentita, il Santo Patrono, San Donato. E poi altre feste sentite che sono tipiche di queste zone sono come Sant'Antonio di Padova, legato molto al rito del fuoco. Abbiamo anche San Giovanni Battista, altre feste, San Giuseppe, la tradizione culinaria di San Giuseppe, San Michele, legato al Monte Sant'Angelo, e altre feste che comunque vengono portate avanti. Anche un concorso letterario, no? Sì. Noi qua in paese dal 2014 abbiamo istituito, insieme con la Fondazione De André di Milano, con Dori Ghezzi, questo premio letterario intitolato a De André, che nasce proprio dall'intitolazione di una piazza a De André. Venne Dori Ghezzi ad inaugurarlo e da lì è nato questo concorso. E spesso nevica. E spesso nevica, come in questo caso, sì. Essendo a 721 metri sul livello del mare, vediamo spesso la neve e quando la fa siamo abituati a tenerla per un po' di tempo. Vogliamo fare un invito a venire qui? Sì. Invitiamo tutti quanti a visitare Pietracatella, è un borgo che merita, il Molise viene sempre più riscoperto per i suoi paesaggi, per la sua natura, per le sue bellezze anche storiche, soprattutto per la sua tranquillità. Questo è un paese dove tutti salutano tutti, quando una persona viene, uno straniero qui, viene sempre salutato e sempre accolto.
Grazie sindaco, continuiamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare il parroco di Pietracatella. Con Don Stefano Fracassi andiamo a presentare la comunità cristiana di Pietracatella. In questo momento ci troviamo all'interno della chiesa dedicata a Santa Maria di Costantinopoli. La comunità cristiana di Pietracatella è una comunità ricca di fede, ricca di tradizioni, soprattutto dove il popolo sente la necessità di affidarsi non soltanto al Signore nell'Eucarestia domenicale, ma ha bisogno di legarsi alla figura materna della Vergine Maria e dei santi che, come spesso vengono invocati dal popolo, sono amici, compagni di viaggio nel cammino della vita cristiana. Siamo nella chiesa della Madonna di Costantinopoli, tanto cara alla comunità parrocchiale cittadina di Pietracatella. Questa chiesa che ha origini del 1800, i lavori iniziano nel 1850, per una decina d'anni è stata in costruzione, ma in questo luogo la gente sente la necessità di affidarsi alla Vergine Maria, questa statua del Colombo che ha due caratteristiche particolari: la mano della Vergine Maria, che viene invocata Maria come odigitria, colei che ci indica la strada del cielo, che è il suo figlio Gesù, ma allo stesso tempo troviamo questo bambino sicuro tra le braccia della Vergine Maria, e il popolo si affida a Maria come questo bambino che si affida alla propria mamma. Oltre a questa chiesa abbiamo la chiesa parrocchiale di San Giovanni, che viene costruita nel 1500 perché la chiesa di San Giacomo risultava piccola per accogliere tutta la popolazione di Pietracatella, e anche lì il popolo ha la possibilità di affidarsi al santo patrono, San Donato, che ha un culto molto antico, dove nel giorno della festa, il 7 di agosto, tante persone ricorrono all'intercessione e alla protezione di questo santo, patrono contro l'epilessia, e anche dai paesi vicini accorre la gente. Subito dopo, nel mese di giugno, la gente ha la possibilità di affidarsi sia a Sant'Antonio con la devozione e il culto del pane votivo dispensato ai poveri, e allo stesso tempo, alla fine del mese di luglio, il popolo ringrazia il Signore per i benefici ricevuti in questo anno con la raccolta del grano. Per questa chiesa di Santa Maria noi abbiamo, nel giorno della festa, tanta gente ricorre a Maria, ma la festa si anticipa con il forte momento della novena. Durante la novena viene raccolto il latte da tante aziende agricole e viene realizzata sia la ricotta sia il formaggio, che anticamente venivano donati ai poveri per dire: c'è questa presenza anche per te nel giorno della festa. Poi abbiamo la chiesa più antica. La chiesa più antica, che è la chiesa di San Giacomo, che è del 1300, dove ci presenta sia i capitelli del 1300, ma soprattutto un bellissimo crocifisso del Cristo sofferente, che nella sofferenza di Cristo troviamo anche la sofferenza dell'uomo, che guardando a Cristo ognuno di noi può vedere il proprio dolore e
avere una speranza, una voglia di andare avanti, che dopo la passione, dopo la morte, c'è sempre l'alba radiosa della resurrezione. Poi c'è la chiesa di San Nicola. La chiesa di San Nicola che è chiusa purtroppo dai vari terremoti che ci sono stati. Il giorno 6 di dicembre viene ricordata questa figura di questo santo, legato anche al ricordo delle vittime di Monongà, tanti pietracatellesi che erano partiti per il lavoro, per le loro famiglie e trovano la morte. Quest'anno l'arcivescovo Monsignor Bregandini ha voluto che questo luogo della chiesa della Madonna di Costantinopoli fosse elevato a santuario diocesano di preghiera per le vittime del lavoro. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Il messaggio del parroco alla cittadinanza è questo: vuole essere un messaggio semplice, un messaggio che sgorga dal profondo del mio cuore, soprattutto l'unità nelle nostre case, nelle nostre famiglie, soprattutto nel nostro paese. Dal nostro piccolo, dalle nostre case possiamo costruire ogni giorno un mondo migliore, un paese bello non soltanto esteticamente, ma anche un paese bello perché è un paese che si sa amare, si sa accettare. È un paese dove tutti possono sperimentare l'amicizia e la presenza del fratello o della sorella. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di altre curiosità di Pietracatella in provincia di Campobasso. Con Maurizio Variano del Parco Letterario e del Paesaggio Francesco Iovine continuiamo il nostro itinerario. Oggi siamo a Pietracatella, questo è un parco letterario diffuso e anche qui abbiamo tante cose da vedere, cose di cui Iovine ha parlato. Assolutamente sì, Iovine in questo viaggio fantastico, viaggio in Molise, non a caso un titolo altisonante, parlava del Molise, chiaramente partendo da un punto di riferimento per poi trasferire non solo le sue parole, le sue lettere, ma soprattutto il suo animo verso una regione straordinaria, qual è quella che è il Molise. Non a caso vivere il Molise inizia con delle parole straordinarie, le parole di Francesco Iovine. Il Molise è per me un sogno, è un mito ingombrante di padri ed è rimasto quel che era una volta. Quindi questo rapporto solidaristico, perché oggi siamo a Pietracatella, un paese davvero bello, un paese che ha dato poi anche modo di raccontare a Francesco Iovine di un signorotto in uno dei romanzi più belli, degli scritti più belli, La signora Ava, che non a caso è stato anche mirabilmente prodotto dalla RAI e ultimamente la RAI sta facendo anche altre trasmissioni radiofoniche proprio per dare un senso non solo alla letteratura strettamente connessa al Molise, ma alla letteratura in generale, perché Iovine, non possiamo sottacerlo, non è uno scrittore molisano, è uno scrittore di bellezza, uno scrittore del mondo che parla di Molise. Parlando del paesaggio, qui abbiamo un bel vedere e Iovine parlava anche del lago che vediamo da qui. Certamente parlava di questo lago, di questa lingua d'acqua che non era solo autrice e fautrice di bellezza, ma era anche autrice e fautrice di vita, perché questa lingua d'acqua, il lago dell'Occhito, che è uno degli invasi più grandi d'Europa, disseta gran parte del Molise, ma anche gran parte della Puglia. Quindi un'azione solidaristica che ha permesso effettivamente al Molise di essere la regione dell'acqua, ma anche di essere la regione
per l'acqua delle altre regioni. Poi oltre al paesaggio abbiamo anche questi edifici e quindi senz'altro Iovine parlava anche di questo. Parlava di queste finestre, di queste finestrelle che si affacciavano sul paesaggio, però una volta che ci si rinchiudeva bisognava solo sognare, bisognava richiudere quegli occhi e pensare di essere in un mondo decisamente migliore, in un mondo fantastico. Queste pietre parlano da sole, queste pietre ci danno un segnale di storia, ma soprattutto un segno vivo che le pietre possono essere anche parlanti, no? Queste pietre che ci regalano chiese, ci regalano monumenti, ma soprattutto ci regalano la bellezza di un territorio spesso, anzi quasi sempre sconosciuto, ma oggi ancora vivo. Pietra Catella, come un po' tutto il Molise, per me è la vita. Io sono orgogliosamente molisano e non per questo non amo le altre regioni, ma è la mia regione. Pietra Catella è il paese della transumanza, il paese del tratturo, il paese dell'acqua, il paese dei mulini, il paese della vita, è il paese dell'aggregazione di queste persone, di queste genti che entrano in un locale, stanno insieme, vivono insieme, fanno la vita del paese. Qui vediamo la Puglia, la Campania, veramente è un bel vedere del Molise. 765 metri di altitudine sono davvero una bella altezza. Qui nevica, c'è un vento particolare che ti scompiglia non solo i capelli, ma anche un po' gli effetti interni. Bisogna correre per poter arrivare a ripararsi, però il riparo più bello è la natura, abbiamo detto. È quel paesaggio che ci deve rendere soprattutto orgogliosi di essere ancora biodiversi. Questa parola sta scomparendo nell'ambito del vocabolario. Torniamo a parlare di biodiversità, torniamo a parlare di identità, torniamo a parlare di paesaggio. Grazie a Maurizio Variano e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze del Molise e di Pietra Catella. Pietra Catella è anche terra di sapori e con Federica D'Amico andiamo a scoprire queste prelibatezze. Qui abbiamo le eccellenze del posto, quindi iniziamo a presentarle dai salumi. Dai salumi tipici di Pietra Catella troviamo la salsiccia, la soppressata, chiamata così perché veniva messa sotto pressa e quindi assume questa forma un pochino allungata. Abbiamo il capocollo, la pancetta e non può mancare la costata di maiale che veniva salata e fatta essiccare per poi degustarla per tutto l'anno. Passando poi ai formaggi abbiamo il tipico formaggio di Pietra Catella legato alla Madonna della Ricotta e al mondo della pastorizia. Quindi abbiamo latte vaccino, latte ovino e caprino e alla tipiche venature della fruscella fatta con il giunco. Poi continuando sempre sulla linea degli antipasti abbiamo i frascatelli che è una polenta con ceci e fagioli aromatizzati con l'alloro. Abbiamo poi la gelatina, quindi carne di maiale bollita e condita con peperoncino e aceto, la pizza con i cicoli. Sempre collegata al maiale, esattamente, no? Perché del maiale sappiamo che non si butta via nulla. E tutti questi prodotti vengono accompagnati dal piccillato e dalla cosiddetta chiannila. Per passare poi ai primi abbiamo i cavatelli con la costata di maiale e le taccozze con fagioli conditi sempre con alloro. Poi abbiamo la cosiddetta ciambotta, quindi con salsiccia di fegato, peperoni e patate. Poi abbiamo la trippa di vitello, fegatino d'agnello e non possono mancare i nostri torcinelli che non sono altro che degli involtini di budella di agnello ripieni con trippa di agnello. Poi abbiamo le salsicce sia di fegato che la salsiccia classica in arrosto. Abbiamo i peperoni anche, no? Esatto, sì, i cosiddetti friarelli.
E qui ecco, vedo una cassetta. Questa con... sì, sono le classiche verdure che i nostri contadini coltivano ancora tutt'oggi. Come i peperoni sott'olio. Come i peperoni sott'olio, sì. Questi qua vengono raccolti in estate, poi messi con l'aceto e vengono conservati per tutto l'anno e vengono utilizzati prevalentemente in inverno per condire l'arrosto di maiale. Poi abbiamo i dolci. Poi abbiamo i dolci, abbiamo gli sfringeli, che sono pasta di pane fritta condita con dello zucchero, e i caciatelli, che sono tipici, diciamo, della tradizione durante il periodo pasquale, che è una pasta sfoglia ripiena di ricotta aromatizzata alla cannella. E qui l'eccellenza comunque è il frumento, e abbiamo delle farine particolari, esatto, no? Sì, delle farine. Tipicamente qui veniva coltivato il senatore Cappelli. Attualmente abbiamo diverse aziende anche di giovani imprenditori che producono appunto farine, olio, miele, quindi tutti i prodotti tipici del posto. Vogliamo fare un invito al telespettatore a venire a visitare Pietracatella? Venite tutti a visitare Pietracatella, è un paese che ha un paesaggio bellissimo, ma anche tantissime cose da degustare. Grazie a Federica, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Pietracatella. E con Rosario di Vita abbiamo ricostruito una scena antica, ma sono tradizioni che continuano ancora oggi. Innanzitutto, dove ci troviamo? Beh, qui siamo al Mulino di Vita di Pietracatella. È un impianto del 1950 ancora perfettamente funzionante, che trova inizio nel 1903 con un bisnonno, quando ha associato il rutinario lavoro dei campi di agricoltura con le prime forme di commercio a baratto. E da allora la mia famiglia è sempre vissuta nell'arte dei cereali e oggi seleziona grani locali che acquistiamo e che trasformiamo in farina, e finalizziamo questa commercializzazione principalmente nei panifici. E abbiamo unito a questa tradizione la tradizione del tombolo con le signore del merletto e del filato. Il tombolo è un'eccellenza, esatto, di tutto il Molise. Esatto, ma c'è un nesso tra il mulino e il tombolo, c'è proprio un filo che li lega. Il filo era: i mulini ad acqua avevano anche un attacco ausiliare che serviva proprio a cardare la lana, il filo necessario poi alle signore che facevano il tombolo. Qui abbiamo un tombolo tradizionale, però abbiamo proprio anche dei veri gioielli, no? Quella della signora è una presentosa, che è un gioiello che la suocera regalava alla nuora nel momento del fidanzamento, e da allora la nuora era di proprietà della famiglia a cui poi sarebbe appartenuta. Mentre gli uomini lavoravano nei campi, le signore... Le donne lavoravano il tombolo. Oggi abbiamo visto tante cose belle a Pietracatella, ma io voglio far ascoltare anche il suono del dialetto. Quindi potremo chiudere con una poesia o un invito. C'è una poesia dolcissima, come tutta la letteratura molisana, che parla appunto del Molise. L'ha scritta Emilio Spensieri, un vecchietto morto circa 30 anni fa, era di Vinchiatura, un paesino del Molise, che fa così. Da qua rumar, tutta azzurra e verde, sempre co sole, rua seconda. Da là, una certa montagna bella che vanna d'un matesima in ard, sulenna, ardita, con ma santanella. Nusciuma canta una canzone dolce, dalla montagna fino alla pianura. È una canzone quieta, a bassa voce, che parla di sta terra e di sta gente. A mattutina e a vespera, un suono di campana, da coppa alla collina,
Se sbarrita entra alla porta di ogni casa, la sanno a tutti un pensiero buono. Mare, montagne, ciuma, gente che ancora sente la crianza e la parola ammiscano sorriso. Questa è da sempre, questa era Molise. Grazie al signor Rosario, e quindi noi da Pietracatella vi salutiamo. Per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate in Molise e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao! Aspettiamo Pietracatella.